alla provincia che sarà per quest'area metropolitana lo strumento principale del cambiamento. La provincia non è uno strumento inutile da buttare, probabilmente alcuni meccanismi sono obsoleti, ma di fatto le amministrazioni provinciali sono un grande filtro fra la grande macchina della regione e le esigenze invece del quotidiano dei cittadini. Le mille deleghe anche in tema urbanistico mettono gli amministratori eletti di fronte a una grande responsabilità, quella di decidere il disegno del territorio, e questo territorio va ridisegnato. Pompei va ridisegnata nel suo sviluppo, nella sua prospettiva, nella sua voglia di riaffermare il grande patrimonio turistico e culturale che in questi anni è stato demolito da amministrazioni poco competenti. Io affiderò, come italiani nel mondo, la rappresentanza di questo piccolo partito, fondatore tuttavia del Partito del Popolo delle Libertà insieme a molti altri, a Giuseppe Lamarca, perché credo nella creatività e nella voglia di fare dell'uomo, di guadagnare un'opportunità di rilancio partendo da un territorio che a livello internazionale è esportabile. Noi possiamo internazionalizzare Pompei, portarla sempre di più nel mondo, al di là di ciò che è accaduto fino adesso. Fino a questo momento abbiamo aspettato che gli altri venissero a Pompei. Da ora in poi, dopo le elezioni comunali e provinciali, sarà Pompei che andrà nel mondo e che lancerà un grande format di riscossa turistica e culturale di cui rappresenterà l'emblema nella provincia di Napoli e in Campania. Non è difficile, basta avere un po' di idee, un po' di relazioni internazionali come noi di italiani nel mondo abbiamo strutturato e uomini che abbiano la voglia e il coraggio di rischiare. In questo senso abbiamo due campioni del rischio e del sogno, perché la campagna elettorale si fa anche sognando. Quali sono le proposte che Italiani nel Mondo vuole fare concretamente a Pompei? Guardi, la prima cosa che faremo rappresenterà un segnale simbolico per la città, che dimostrerà che vogliamo restare qua a lavorare. La Fondazione Italiani nel Mondo, che ho l'onore di presiedere, insieme ai senatori Caselli e Giordano, eletti in Sud America e in Nord America, insieme al senatore Di Girolamo eletto in Europa e insieme all'onorevole Berardi eletto negli Stati Uniti, chiederanno di poter gestire, lo chiederanno alle autorità vaticane, di poter gestire l'albergo del Rosario di Pompei, un grande simbolo tradito della città, un grande simbolo violato, una grande struttura che deve appartenere alla possibilità di questa città di riproporsi anche attraverso strutture turistiche all'altezza. E l'Hotel Rosario deve ci diventare, oltre che una struttura ricettiva, anche una struttura culturale, di convegnistica nazionale e internazionale, di dibattito, di confronto. E poi l'internazionalizzazione della città. Noi abbiamo mille comunità italiane nel mondo che intendono riprendersi la titolarità dei luoghi che hanno lasciato, anche investendo risorse se necessario. E i campani nel mondo vogliono una pista credibile per poter investire risorse nei progetti. Noi sui progetti di rilancio turistico di Pompei faremo intervenire gli italiani nel mondo e lo renderemo visibile in campagna elettorale, portando qui delle specificità, delle associazioni di nostri connazionali all'estero che si renderanno disponibili dal punto di vista economico per addestrare i giovani, per mettere in moto un grande progetto di formazioni che faccia sì che qui le cooperative turistiche possano essere una realtà anche occupazionale. Le cooperative turistiche vincono in tutto il mondo, soprattutto quelle giovanili. Perché in Italia no? Perché in provincia di Napoli no? È una sfida che noi porteremo avanti. Una sfida politica ma anche economica. Una sfida anche economica, perché io credo che in questo momento di depressione economica nessun politico possa fare lobby dell'impegno senza occuparsi delle risorse e della rinascita del paese. Vede, io dagli Emirati Arabi al Nord America, dall'Europa dell'Est alla Russia al Sud America accompagno centinaia di imprenditori in un'opera di internazionalizzazione che è mio dovere istituzionale. Se gli imprenditori campani, e ci tenteremo anche con il mercato che oggi è asfittico, perché in Italia il mercato è a crescita zero, quindi assolutamente asfittico, avremo vinto una piccola partita. Noi raccoglieremo in questa settimana di campagna elettorale i piccoli e medi imprenditori dell'area pompeiana e gli chiederemo quali sono le loro esigenze, quali sono le loro necessità, per tentare di internazionalizzarli. Se ci riusciremo, almeno in un caso su 10 avremo ottenuto un gran successo. Primo giorno di campagna elettorale, quale emozione la sta guidando in questa avventura?
Beh, insomma. Con la presenza di De Gregorio parte la sua campagna elettorale. Sì, è stato un onore avere Sergio De Gregorio qua a Pompei a inaugurare la nuova sede degli italiani nel mondo. La mia candidatura nasce dalla gente, la gente che ha voluto fortemente che io mi ricandidassi, ma non per le comunali, ma per... È inutile dire che c'è tanto da fare in questi comuni e io spero, insieme a De Gregorio, in particolar modo insieme all'amministrazione comunale, di tutti e tre, di tutti e cinque i comuni, e insieme al governo e alla provincia di risolvere alcuni problemi annosi e spinosi che attanagliano questo territorio. Con la presenza dell'assessore De Gregorio, con la presenza di De Gregorio parte la sua campagna elettorale. Sì, è stato un onore avere Sergio De Gregorio qua a Pompei a inaugurare la nuova sede degli italiani nel mondo.